Leoni da tastiera dell'Associazione Modellarte e Gatti Randagi ha vinto la 49esima edizione del Carnevale Storico di Larino. Il carro guidato da Francesco Muccillo, che ha portato in scena il tema del cyberbullismo, delle parole di odio che dilagano in rete e che spesso, come racconta la cronaca, possono fare delle vittime, è stato il più votato dalla giuria d'esperti. A premiare i vincitori, la madrina dell'evento, Manuela Arcuri. Per me è un onore, è veramente un piacere. Il Carnevale è una festa di allegria, di felicità, che mi ha sempre entusiasmata, quindi essere qui oggi, vedere la sfilata dei carri è qualcosa di molto bello, di molto emozionante. Oltre 13.000 le presenze registrate nel centro frentano solo nella giornata di domenica. Il Carnevale si riconferma un successo e il presidente dell'associazione Larinella, Danilo Marchitto, ha già annunciato le date del prossimo anno per il 50° anniversario. Saranno 5, l'1, 2, 8, 9 e 16 marzo. Devo fare i complimenti all'associazione e ai gruppi costruttori, sono stati veramente eccezionali, hanno organizzato un carnevale stupendo, il livello dei carri è cresciuto tantissimo, io penso che adesso Larino a livello di carnevale ai livelli sicuramente dei più carnevali più grandi d'Italia, Viareggio, Codignano, Cento, non abbiamo nulla da invidiare a questi carnevali. Adesso dovremo crescere anche a livello di sicurezza e a livello di logistica. L'associazione, i gruppi costruttori stanno aspettando questo padiglione da destinare esclusivamente all'attività della realizzazione dei carri. Abbiamo ottenuto le autorizzazioni, quest'anno dobbiamo partire con i lavori. Quindi questo è l'impegno da parte dell'amministrazione.